parte con il concerto di Niccolò Fabi a Villa Torlonia, alla quarta edizione della rassegna di musica Cielo Aperto. 6 serate suddivise in 2 località, Villa Torlonia e la Rocca Malatestiana di Cesena, con artisti di indiscutibile spessore nel panorama musicale internazionale. L'anno scorso la rassegna ha contato circa 10.000 presenze, quest'anno gli appuntamenti io mi sento di dire che sono tutti importanti, perché sono 6 appuntamenti. Iniziamo con Niccolò Fabi a Villa Torlonia, per poi passare con gli Scatalite, gruppo reggae storico ska, alla Rocca Malatestiana, poi passiamo ai Verdena, gruppo storico rock italiano, poi passiamo ad Edward Sharp e The Magnetic Zero il 31 agosto, il 2 settembre con Eagle of Death Metal e il 6 settembre con Cat Power in collaborazione con Strade Blu. Quarta edizione, cosa è cambiato in questi anni? In questi anni siamo cresciuti, il festival si è evoluto, abbiamo inserito nuovi servizi, abbiamo sposato l'ecologia dall'anno scorso col bicchiere amico, da 2 anni, quindi questo è il terzo, abbiamo una forte collaborazione con ENAIP Cesena per la creazione del logo, dell'immagine della rassegna e tutti i gadget di quest'anno. Siamo in continua evoluzione, è un festival che può crescere e speriamo che diventi il festival della città e della regione di riferimento.